Ciao a tutti, io come sempre sono Vlad, sparo e so cose sullo sparare. Ultimamente stiamo provando un po' di ricette artigianali per fare delle munizioni meno letali, ispirate un po' alla saggezza contadina. Abbiamo provato in passato quelle col sale e con il riso e tantissimi di voi hanno visto quei video e sono stati molto entusiasti nel suggerire metodi per migliorare queste ricette. E moltissimi di voi mi hanno suggerito di caricare il 12 con il lardo. Io mi vergogno, sarò sincero. Mi vergogno! Ma mica è buonissimo! Ma sicuro che lo fa? Devo, è il bene della scienza. Quindi io qui ho del calibro 12 caricato al lardo e lo andiamo a provare. Ok, innanzitutto proviamo due colpi a 10 metri. Uno e due. Vediamo. Non vedo niente sul bersaglio. No. Aspetta. Il odore di frigo. Non so se la canna è ostruita. Fammelo scaricare, aspetta. Sì, sì, sì. Dobbiamo controllare se la canna è ostruita perché non ho visto niente volare fuori. Spero si veda, ma la canna è pienissima di polvere incombusta. Ma il lardo ha cessato di esistere, non l'abbiamo visto neanche dove... Ed era un bel pezzetto di lardo unico, non è che erano cose frantumate. Proviamo da 5 metri, non lo so, magari si vede. Letteralmente appiccicalo lì. Lo appiccico lì e vediamo che succede. Prova numero 2 da 5 metri. Io ho paura, metto la mano lontano perché ho paura di quella polvere incombusta. Vediamo. Cioè, l'effetto è davvero schifoso. L'effetto è davvero molto 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 brutto e non fa solamente niente. La maggior parte del lardo viene bruciata durante lo sparo, cioè guardate esattamente. Francamente mi aspettavo uno slag devastante quando l'effetto del lardo è veramente ignorabile praticamente. Certo, magari non sarà comunque piacevole, ma del tutto ignorabile. Neanche lo proviamo sul cocomero. Avevamo dei cocomeri per far saltare in aria i cocomeri col 12, ma non ha neanche senso farlo perché non gli farebbe assolutamente niente. Quindi il lardo è bocciato. Se però voi avete dei consigli su come migliorare questa ricetta, fatemelo sapere nei commenti. Grazie a tutti gli altri che hanno visto questo video. Come sempre, se vi interessa sostenere il mio canale, seguite il link in descrizione, lasciate un like, un commento per l'algoritmo, comprate le magliette, sostenetemi su piattaforme come Tipeee e Patreon. Fare queste cose non è mai gratis. Noi ci vediamo alla prossima.